Ciao a tutti, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio farvi vedere un altro utilizzo della simulazione di Monte Carlo molto, molto comune, che è quello del calcolo integrale. Allora, per esempio, immagino di voler calcolare, dato che ci piace tanto la funzione seno, che ho già usato in altri video, l'integrale della funzione seno, questa porzione qua. La porzione della funzione tra 0 e π. Quindi voglio calcolare l'integrale tra 0 e π del seno, se questo è t, di t in dt. Ok? Per farlo posso sfruttare il teorema della media integrale, grazie al quale posso dire che l'integrale, diciamo, da 0 a 1, un generico intervallo da 0 a 1 di una f di t è uguale a 1 meno 0 per la f media. Quindi il valore di un'integrale è dato dall'intervallo, quindi diciamo la base per il valore medio f. Quindi approssimo praticamente l'area di una figura, che può avere una qualsiasi forma, con l'area di un rettangolo, dove l'altezza del rettangolo è proprio il valore medio. Ok? Utilizzando questa posso risolvere col metodo Monte Carlo. Per cui iniziamo un po'. Importiamo NumPy, che ci serve per generare i numeri random. Scrivo in termini di funzione lambda la funzione che voglio descrivere. Nel nostro caso la funzione seno f è una funzione lambda di t che diventa il seno di t. Ok? Il seno l'ho definito grazie a NumPy sempre. Ora definisco, diciamo, l'asse x, l'asse dei tempi, come volete, come un NumPy lean space, che parte da 0 a π, quindi un'integrale. A me interessa soltanto la parte tra 0 e π. Π sarebbe in radianti 180 gradi e, non so, prendo 100 punti in mezzo, ok? Per esempio, se faccio un grafico, importiamo matplotlib.pyplot come plt, in modo da poter fare velocemente un grafico x f di x, ottengo la mia curva. Io voglio calcolare l'integrale di questa curva. Innanzitutto, quanto fa per capire se poi il valore che troviamo sarà corretto? Beh, l'integrale del seno è meno coseno, quindi devo calcolare, questo lo porto qua, meno coseno tra p è 0. Il coseno di pi greco fa meno 1, col meno davanti fa 1, meno il coseno è 0 è 1, col meno è meno 1, quindi 1 meno meno 1, quindi ci aspettiamo 2 come risultato. Ok? Cancelliamo questo che non ci serve più, anche matplotlib non ci interessa. Il numero dei punti della simulazione, partiamo da 10. Il mio scopo qual è? Cercare di calcolare la media, quindi prendere degli x di tentativo random, quindi con NumPy random, che ti permette di avere dei numeri random di distribuzione uniforme che vanno tra 0 e 1 di dimensione n, e li moltiplico per l'intervallo pi greco. In questo modo avrò numeri che variano con distribuzione uniforme tra 0 e pi greco, quindi il mio intervallo. E poi vado a calcolarmi la y di tentativo, cioè il valore della funzione seno nei punti xt. Quindi vado essenzialmente a prendere, non so, provo a cambiare colore, per esempio con 10 punti prenderò 10 punti random. Ok? Facendo la media di questi punti random otterrò un certo valore.
aumentando il numero dei punti per definizione stessa di media. Questa media, diciamo, momentanea tenderà a coincidere con la media reale. Quindi, per esempio, calcoliamo la media. E chiamo media uguale numpy min di ydt e il valore della media moltiplicato per l'intervallo, cioè che è p, quindi media per l'intervallo mi deve dare il valore dell'integrale. Quindi printiamo il valore integrale e vado punto a capo con barra n, virgola, media per intervallo che è di greco. Ah, qua ho invertito random.rand, perché la sottolibreria random di NumPy funzione rand 1.59. Questo perché abbiamo preso soltanto 10 punti. Proviamo a fare per 100, 2,07, 2,01, facciamo 10.000 punti. Ormai ci stiamo avvicinando al valore dell'integrale. Tutto qui, veramente. Questo è soltanto un ennesimo esempio di quanto sia potente lo strumento fornito dalla Monte Carlo, ovvero dall'utilizzare i numeri random per fare delle simulazioni. L'importante è avere ben idea quello che si vuole fare. Nel mio caso ho utilizzato il teorema integrale. Se non si ha l'idea chiara, la simulazione Monte Carlo fallirà e basta. Bene, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete like, ok? Ciao a tutti da Andrea, ciao!